Platinum. Senti, ieri abbiamo stravinto in 2v2, cioè sì, a parte le ultime. Vabbè, ma quelli erano gli avversari, bravi. Bravi, insomma, diciamo adatti al 2v2, perché singolarmente li battevamo, ma insieme si vede che avevano buoni timing. Ma queste sono storie un po' diverse, perché dobbiamo fare anche un po' gli istituzionali, perché siamo sul canale principale della Element Gaming. Siamo già pronti per il primo game di questa Clan War Best of 7 All Kill per la Improv Team League. Siamo gli Element StarCraft, la selezione dei due team attuali del clan Element Punk e Element EVPG. Credo che siamo solo giocatori dei Punk in questo momento, ma questo poi lo vediamo dopo. Contro i One Last Attempt, clan in realtà di varie nazionalità, perché il loro team leader è olandese. Hanno anche giocatori però russi, motivo per il quale stiamo giocando un po' prima del solito. E niente, ci stiamo preparando alla prima partita, siamo già in lobby, aspettiamo l'entrata del primo giocatore avversario. Il primo giocatore per gli Element sarà Garlard, Master Zerg, mentre invece per gli avversari adesso vediamo chi sarà. Io al cast sono Mobius, qui con me c'è una grande conoscenza del panorama di StarCraft italiano, Sirio. Ciao a tutti. Gran presentazione, però mi piace. Sei molto spedita. Qui abbiamo subito invitati. Super. Sunset giocherà. Sì, Sunset. E pare essere Zerg. Sì, abbiamo sentito prima che sembra un giocatore piuttosto aggressivo. Carl invece sappiamo piuttosto essere. Sì, diciamo così. Garland invece è un giocatore molto di macro, ci sarà raramente, quando lo fa cerca di vincere, è anche una tattica piuttosto interessante, perché così cerca di essere il più possibile a sorpresa per gli avversari. Però vediamo come si evolverà il game. Giocheremo su Torri del Crepuscolo, ZVZ, e lo ZVZ ha sempre una storia un po' a sé, diciamo, Sirio, che ci dici? Sì, semplicemente è un Cheese contro Cheese, Lin contro Lin. È un matchup da una grande variabilità. E Garlard è un giocatore molto solido. ZVZ lo soffre un po' di più, se non mi rispetto agli altri due matchup. Vedremo cosa succederà. Le scelte iniziali determineranno lo sviluppo del game. Sì, chiaramente potrebbe anche essere una build order win, nel caso in cui uno parta molto, molto greedy e l'altro invece Cisasse di cattiveria. Chiaramente i nostri giocatori potrebbero anche essere preparati a questo, quindi vedremo, forse mappa... aperture safe. È una mappa, sì, che comunque tendenzialmente è abbastanza lunga, la distanza tra le due main non è vicinissima. Vedremo, con una natural molto safe, già certo rispetto a mappe come Prion, interazioni di Prion, già si presta di più a un gioco di macro. Vedremo. Molto bene, ormai siamo in caricamento, pronti per partire, ci siamo. Eccoci qua. Okay. Spawna a sud della mappa nella... Partita in pausa. Ok. IP Hotkeys. Garland. Giustamente Garland è preparatissimo, subito, pronto, pausa per settare le hotkeys, già fatto, ok, una le doveva settare. Aspettiamo il go, cioè il go, e si riparte. Perché c'è già... Le Sky Marine già fa un po' di drama, ma questo è molto per divertente. Ok, problemi, massa problemi, perché ci siamo troppi nella lobby, cambieremo di nuovo dopo. Ma comunque, siamo in game, e questo ci interessa, no problem, ok, tutto bene. Spawn in basso di Torri del Crepuscolo per One Last Attempt con il doppio gastric. Sunset. Mm-hmm. Allora, diamo un gas da parte di Garlard. Spawn a nord Garlard, giocatore Element. Mentre Star. Da parte avremo un Archery First da parte di Sunset e Pozza. Questo è molto importante. Vedremo cosa succederà. Vediamo se prende il gas Sunset e resterà ancora più greedy oppure decide per la pozza. 18 gas addirittura, la incredibile. Pozza arriverà tardissimo. Ne parlavamo proprio prima, poco fa ne parlavamo, della Build Order Win, della possibilità di essere aggressivo contro
una scelta molto macro-oriented come questa. Non c'è ancora la pozza da parte di Sunset. Chiaramente i primi link che usciranno, 6, 8 da parte di Garla, potrebbero già fare molti danni. Se poi deciderà di seguire ancora con un Baneling Nest, si potrebbe fare molto dura per Sunset. Vediamo se riuscirà a capitalizzare i possibili danni che deve fare Garland. Deve fare dei Assolutamente. danni però, perché il numero dei droni sarà sensibilmente maggiore per Arriva la prima Sunset. queen. Quindi prima queen, ricerca la speed subito Continua con con due due. droni al gas. Esatto. Quindi non credo che vedremo molto presto il Baneling. Sembra più una scelta per avere un Baneling un po' più ritardato nel caso in cui il suo avversario tirasse fuori dei link presto, insomma. Sapendo più che altro che l'avversario è un gioco molto aggressivo, ho optato pure per questa scelta che in caso di passo lean lo possa. Ecco, no, no, ecco, C'è già Garland ha anche il deciso. Baneling. Ha deciso, seconda exploit che vedrei più larve. Aggressione è E la prima vediamo fa come si migliore fase per difenderà. difendersi. E Due quindi. link, la speed anche in produzione per Sunset che lascia i droni al gas. Quindi si difenderà anche lui con un Baneling Nest che andrà giù ora, esattamente. È a Ok. metà invece il Baneling Nest di Garland, li avrà sensibilmente prima i Baneling, potrebbe essere una finestra assolutamente letale. Già vede in questo caso i primi link Sunset. Abbiamo 23 lavoratori a 21 per Sunset con Garrard che comunque continua a fare lavoratori. Eh sì, è solo un'aggressione, diciamo, difensiva questa È di pure di Garland. scala, C'è sì, assolutamente. anche la Faccio una spina da parte di spina, Garland. sì, ecco. Allora, visto che non ci sono tanti lavoratori. Sì, potrebbe temere anche un Ling da parte di Sunset, però se riuscisse a vedere la speed e il gas minato. Eh sì, Ma si tanto sì. prospetta comunque un'aggressione da parte di Sunset. Adesso stanno andando giù. Però ancora droni per lui. Vedremo adesso, sì, vedremo adesso le prossime unità che farà. Due Baneling difensivi per Baneling per entrambi. C'è parte, sì. la spina da parte di Garland. No, Baneling Niente, però no, in posizione Sunset sta offensiva. dronando. E anche tutti e due stanno dronando. Eh sì. Una start che tutto sommato. Attenzione. C'è un po' di ballo. E perderà un Baneling, perde tutti e due i Oh, Baneling brutti questo. contro due Ling, sarà una buona scelta. Buoni qua. Qui il Mentre trade invece è buono. Buono anche qui. un buon Buono trade. Garland qua la micro. Nonostante tutto adesso Garland, adesso sullo psi bloccato, abbastanza brutto da parte di Sunset. Garland che ora si sta, ha C'è già colmato più o il layer. meno il divario economico, sì. Vediamo, i lavoratori siamo pari. Adesso con 4 lavori in più si porterà. Vuole Con andare di 4 muto a lavoratori due in più si basi, ricoverava. Sunset. Vedo già 4 gas. Eh sì, il layer c'è, 4 gas. Mentre Garland continua un gas solo. Non l'ha visto Garland. Sta dronando tantissimo adesso. Attenzione, questi due link, Vedremo questi non c'è davanti. attenzione. I Ha danni, i perso mega tutti i danni. Baneling. Ha perso tutti i Baneling Sunset. E non ha più niente, no, cioè ha fatto ora 4 banning e non ha più niente, sta facendo ora 4 ling. Vediamo se lo capisce Garland, va a vedere Garland, va a vedere le carte del suo avversario, vuole vedere adesso i Baneling che stanno E morfando. potrebbe Può farne prenderli prima. fuori 2-3. No, adesso Uno, purtroppo non due, c'è. però poi vanno giù. Buona però l'aggressione, ci sono altri 4 Baneling. C'è la terza da parte di Sunset. Vuole Adesso assolutamente arriverà la continuare la Spire. macro. Eh sì, è già giù la Spire, eccola qua, la vediamo. C'è la terza anche da parte di Garland, che però non sta scegliendo nessuna tech in particolare. Ha Credo fatto che. roccia, ha fatto Roccio, roccio roccio, roccio, esatto, l'ho Warren. vista adesso. Forse riesce ad Ok. annullarla, Attenzione a però questi non due riesce ad Baneling, annullarla. attenzione. Va Danni, bene, dannissimi. l'importante è che ne annulla la terza ora. Questi. Oddio, che Buono, rischi, che buono, rischi, che rischi. buono, buono. Ci sono tanti Baneling però No, per non ce la difendere questa fa ad terza. annullarla. Non sembra potercela fare. Deve fare dei miracoli il micro qua. Stanno arrivando tanti Che cosa è loot successo a per questi Baneling? livellarla. Sono morti da soli praticamente. Sì, la terza andrà giù da parte di Sans. La terza non si riuscirà No, è a impossibile difendere questa pulire. terza. La Spire ha ancora poco più di metà. E vedremo adesso, Garra, se riesce a vedere il layer. Tanti Baneling in difesa però. Vediamo come va Sì, adesso. Garra sta Allarghiamo prendendo questa mano. Vedo che inquadratura. sta l'attente Ling. E Vanno vanno via tutti via. molti. Arrivano i Baneling anche di Garland. Cercheranno di andare sulla Mineral Line. Eccoli, eccoli, eccoli. Sì. Buoni Muoio, danni, buoni muoio. danni. Sono 5 droni quelli uccisi. Sono pari worker ora. Arrivano altri Qui sono le Ling. roccia. E adesso vediamo se Garland ha capito se l'avversario sta Adesso lo andando sa, in muto o no. produzione, prima muta in produzione, aumenteranno. Gli morfa in faccia i Baneling, mi sembra abbastanza confident, Adesso sembrerebbe. vede la Spire Garland. Questa è l'importante.
importante. E culla i lavoratori, perde la Queen. Sì, non ha molto, però. Perderà tanti lavoratori, ci sono i banner in produzione. Questa la vedo molto grave. Vanno giù ancora i lavoratori, vanno giù. Ma siamo... 7 minuti di produzione, ci saranno le spore? Non ci sono spore ancora da parte di Garland. 18 lavoratori a zero per Garland, il conteggio delle kill. Cominciano ad arrivare le rocce, quindi le muta che dovranno stare in base per difendere l'attacco e non potranno andare ad arrassare. Arrivano adesso le spore da parte di Garland. Adesso bravo Garland, adesso il lair da parte di Garland, però ancora non c'è, quindi la speed per le rocce arriverà con molto molto ritardo. Sono finora 7 e saranno 9 le muta per Sunset. Garland adesso che si ritrova con un vantaggio economico impressionante. Sì, mina il doppio, possiamo vedere. Con la terza operativa. Vedremo cosa opterà Garland, se opta per... Io ho visto diverse build di Garland contro le muta, di cui una prevedeva sparargli il... eccolo qua il lair, sparargli un Nidus in faccia con Mono Queen. Vedremo un'iper produzione di Queen da parte di Garland. Se sceglie di fare questa build. Beh, per adesso la produzione di Queen continua ad essere costante, ne sono altre due on the way. Ha perso tutte le rocce, ha perso. Completamente a gratis. Arrivano adesso però le muta, ci sarà l'aggressione, però è ben difeso Garland, chiaramente... ma con quelle Queen, solo che non deve perderle, Non deve perdere mai la possibilità. No, sta qua, gigioneggia davanti alla sua terza espansione. Io prevedo un Nidus da parte di Garland. Sì, sembra abbastanza scontato. Infatti sta andando a caccia di Overlord in questo momento Sunset. Non c'è questo Overlord qua in questa posizione che potrebbe sparargli in questa zona... anche se è abbastanza visibile, in realtà deve trovare uno spot più favorevole Garland. Più uno l'attacco. Continua a perdere roccia. Overlord. Questa posizione è un po' aperta. Vediamo un po'. Garland ora in vantaggio, quindi ora in questo momento Sunset che sta solo dronando per recuperare lo svantaggio. Ed ecco il nostro Nidus. La counter naturale a giocate di muta in questo caso. Potrebbe vederlo Sunset, vediamo. Vede solo una massa qui, potrebbe aspettarselo però a questo punto una giocata simile. Potrebbe aspettarlo, solo che ora va giù la sua Roach War e continua a fare. Ecco l'Overseer. L'Overseer per andare a trovare lo spot ideale per il Nidus. C'è anche sì, ma penso che cioè glielo farà in faccia. Comunque c'è anche questo Overlord pronto per un'eventuale. Beh, ma gli basta nascere praticamente al Nidus. L'ultimo giro di droni. Sarà qua, sarà molto probabilmente qua. Ci sono questi. Uno sceglie un'altra posizione. Non so se lo riesce a vedere Sunset. Lo vede. Ci porta le muta. Due banning, ma quando vedrà sono tutte quelle. Sì, non sarà tutte facile. Vediamo. Oh mio Dio, è andato. Riesce a evitare. Solo due queen perse, però. Vediamo se nascerà un altro. Qui potrebbe andare. Se lo aspetta, però. Lo fa nello stesso punto. Aia. Ci sono le muta. Va giù anche questo Nidus. E cominciano ad essere diverse muta. Cominciano ad essere 16 muta. Quindi decide di farlo più in là. E finalmente ce l'ha fatta. Adesso toccherà a Garra, che ha fatto 6 overlord. 8 overlord. È stato bravissimo Sunset a mantenere il controllo della mappa. E adesso è sempre tutta una giocata di Micros. Abbiamo poche rocce, molte più rocce da parte di Garland, che dovrà usare bene le sue transfuge. Prende quarta nel frattempo per ma la crea indietro, sì. Avanza, colpi di Nidus. Vedremo adesso cosa succederà. Le queen sono molto lente. Bastano queste queen per tenere tutte queste muta? Sì. Sono potevano essere di più, ho perso due queen gratis. Vediamo poi se ne usciranno altre. Al momento no. Vediamo adesso i transfuse. Buono fino adesso. Ma soprattutto le rocce riescono. Attenzione. Le transfuse sono comunque precise. Non muore nessuna queen. Ancora le transfuse. Ne muore la prima queen. Muore la seconda. Morirà un'altra queen a breve. Ma le rocce sono tante. Però adesso i transfuse sono buoni. Sono buoni adesso i transfuse. Ma sono troppe di più le rocce di Garland. Sì, le rocce riescono a fare veramente i fantadanni. Sono delle rocce che non stanno attaccando. Sì. Stanno guardando le però ancora. Comunque le quince non muoiono. Anzi. No. Sì, è sufficiente. Buono. Ok, ci segniamo. Quindi Garland che è molto affezionato a questo tipo di build contro. Ha giocato a muta il ZVD.
Beh, per un attimo quelle qui non mi sembravano così tante, invece è andata bene fortunatamente, quindi Garrett porta il primo punto per gli Element StarCraft in questa Clan War della Improv Team League 1-0. Beh, sì. Gliel'abbiamo vista fare spesso a Garrett questa giocata in allenamento, è un po' la giocata istituzionale, se vogliamo, contro giocatori di Muta, specialmente a due basi. La sua adesso sì, poi c'è naturalmente nello ZBZ ci sono molte reazioni, diverse reazioni a vedere la bestia andare di muta, poi decidere magari di o allinearlo prima pesantemente, giocata di roccia magari per continua per tenere l'avversario in base, finché le muta restano in base non possono arrassarti, tu quindi hai tutto il tempo di fare le spore, e poi c'è gente, cioè player che decidono di teccare magari a Infestor, gente che decide di teccare a Hydra. Ma comunque abbiamo visto gara finora con questa sua build, non ha ancora perso uno ZBZ contro Muta, se non sbaglio, se che lui mi abbia detto e che mi ricordi. Che lui ti abbia detto, sì, no, però è abbastanza affidabile. Non mi dice. No, non è il tipo che nasconde le sue difficoltà, diciamo. Dali is next, e Dali, se riusciamo a capire chi è... Dali, eccolo qui, è un diamante in questa season. È stato master 8 volte. Vediamo se la scorsa season era master. Sì, era master. No, non era classificato in 1v la scorsa season. The Legacy of the Void. Vediamo. Intanto, Plug mi invita a vedere lo stream. Dimenticandosi che lo stavo gastando. In 1v1. È stato diamante recentemente, non è stato master, è stato master su Ots con un raggiungimento del 32, ce ne sarà 1400 punti, 1500. Garrett che era incazzato, mi scrive che non riusciva a buttare giù Nidus. Eh sì, si era difeso molto bene. Sunset sempre presente. Più che altro da subito i due banning all'inizio sono riusciti a one-shotare praticamente il Nidus. Il primo Nidus, che sarebbe stato quello decisivo con le Queen che potevano fare le Transfuse. C'erano due Queen in più, è vero. In quel momento non ci sarebbe stata la storia. Vito, è bastato però. Su... Vedo un rank 1v1 in ladder. Ma su quale... Vedo una che è top 1 master da random, ma penso sia su Wings of Liberty. Sì, ora questo giocatore sta giocando su Wings of Liberty. Non mi chiedere il perché da random ed è prima in master. Beh, adesso su Wings of Liberty non ho più pallida di chi ci stia giocando, se qualcuno ci giochi ancora. Beh, magari era un modo per occultare le strategie. Sì, non so. Una divisione con 70. Penso ci siano 70 persone in totale a giocare. Vabbè, magari voleva una GM, voleva un bel simbolino, non so. Capito, però piaccio comunque. E avversario che comunque è di razza, abbiamo detto, troppo non si capisce, su League of the Void sta giocando da random, quindi anche no, continua a essere random. Vedremo. Ti sto invitando. Sì, perché, sì, ti sto dicendo di venire, ma prima ti hanno tolto. Mi uccido. Stavo vedendo il suo statistic contro gli Zerg 100%. Ma mannaggia, è stato fatto fuori. Sì, vabbè, perché intanto non vogliono abbastanza, cioè non vogliono troppe persone in lobby. Vabbè. E niente. Il team leader è stato fatto fuori, teoricamente potrebbe partecipare in realtà, però così è andata. C'è Sdali. Tecnicamente si chiama Sdali, però lo chiameremo... Non è Dali? Ah, non è Sdali. Sdali. Non avevo visto l'S. Sdali, vabbè. Razza random, vediamo se... Casuale, accidenti. Sì, vediamo se deciderà di rivelare la sua razza all'inizio del game, oppure sfrutterà questo vantaggio. Nell'incertezza avremo uno ZVZ, che è un matchup molto ostico. Garland lo ha appena affrontato. Eh sì. Bio 1, GLO, questo. Questo è stato preso per strada e messo dentro.
il giocatore per gli One Last Attempt Dali, che spawna in alto a destra di Cresta E di questa Maryland. potrebbe essere una grande opportunità per Dali perché sì, deciderà per una pozza 14 pulla. Purtroppo Garland, non conoscendo, andrà a scattare, lo scoprirà al secondo tentativo. Anzi, no, lo scopre subito, va in cross. Bravo Garland, meno fortunato. Ma che sta facendo Dali? No, ha fatto l'over, sono confuso. No, Hatchery first per Dali. Probabilmente Garland ha voluto andare al centro per vedere No, ma alla torre di figurati, dai. Xel'Naga se c'era qualche proxy o roba del genere, e poi ha deciso di andare cross e fortunatamente lo becca. Penso che sì, comunque sia, ha pensato che a livello di timing, mandando l'Overlord comunque, il primo Overlord a vedere se arrivava a vedere la Natural, e magari ha pensato che il suo drone prima in cross e magari, non lo so, nell'altra base avrebbe avuto più speranze, più fortune, più chance di trovare l'avversario. Comunque vede completamente la sua build. Eh sì, è stato un Hatch first contro una pull first, però non c'è stato nessun gas prima, quindi insomma, la differenza c'è, ma non dovrebbe essere sostanziale. No, direi che Gas tendenzialmente per sono due entrambi poi. scelte. Sì, sono due scelte molto standard per giocare di macro in ZvZ in questo caso. Ricordiamo che lo ZvZ è un matchup che richiede tanta micro per la micro bundling, quindi non è assolutamente facile per un giocatore che non è abituato a giocare Zerg può trovarsi in seria difficoltà in uno ZvZ. E niente, quindi avendo saltato di pull, Garard ha subito la queen e seconda in produzione. Vedremo adesso la speed, la parte di Garard è già Partita iniziata. sì, per Sdali è partita Ah, sì, per Sdali, sì, scusa, è ora subito dopo parte per per Garland. Sdali. Comunque anche qua è sostanziale parità, anche sul numero di lavoratori siamo 21 a 20, in realtà non c'è Lasciano le particolare lì. differenza. Sì, vediamo una battaglia di Sì, prime micro, 4 link, prime 4 link. schermaglie, vediamo un po'. Buona amico per entrambi, poi c'è la Queen che mette tutti d'accordo, quindi si deve fuggire. Cerca lo scout, però è bravo Sdali a tenerlo lontano. Vediamo un po' se Guarda, riuscirà a entrare. con la spina non si sente sicuro. Eh sì, ha visto anche che prima bene o male ha funzionato, quindi si E adesso sente. eccola, arriverà un prima, forse Va probabilmente nel una nest prima pressure. di Sdali. Sì, una prima pressure da parte di Dali. Sì, ci sono 10 link in produzione, 6 adesso, quindi sarà assolutamente un'aggressione e penso anche piuttosto presente come scelta. Il banner in Nessa uscirà allo stesso time per tutti e due. Molti Ha link, una. molti link. Ah, una guarda, Non sa del Binding dove Nest, sta? Ma Garland. Danny sa dove sta l'avversario? Non Sì, lo lo so, sa, sta, se sì, però lo sa. ha scelto la strada lunga Sì, molto. per non farsi vedere da Garland che ha la posizione. E prende la Questa è la strada terza Garland, lunga. attenzione, è gravissima questa situazione. Molto molto pericolosa per Garland. Garland. Arriva la speed, E il leggero sta anticipo. E riuscirà adesso lo vede Garland, deve reagire bene. usciranno dei ring, 14 ring in tempo, ma dovrà. Con i banning da parte di Dali. Molto difficile la situazione, non c'è il Binding Nest per Garland. Riesce a Però vedere i c'è. Bindling in Morph, potrebbe riuscire. Esatto, riesce a evitare. Ci sono buono cadute da parte 5 droni caduti per Cinque droni Garland. caduti, però poteva andare molto peggio la prima di Assolutamente. gara da Però la molto differenza più adesso in troppo droni è speed. rilevante, 10 droni in più per Sdali. Sì, assolutamente. Contrattacco da parte di Garland probabilmente, che morferà Ling come ha fatto il suo avversario per vedere di riequilibrare la situazione. Garada Eccoli qua. comunque tiene la terza, decide di tenere la terza. Molti Bannerlings, potrebbe decidere quasi per all-innare, in questo caso Garland. Si Sa prepara di alla essere difesa. un minimo in svantaggio perché ha perso Non 5 prende droni. nessun Bannerling. Eh sì, adesso deve fare il trigno di Bannerling. Comincia con i primi due Forse e riesce, con no, tutti, e riesce a via. far. E si va a provare di far danni. Attenzione. Però non ha tanto. Cioè non ha Attenzione a questi tanti Bannerling che kill. vengono cacciati indietro. Ci sono altri Bannerling che partono i primi. Molto buono, Attenzione, ok, molto ottimo qua il buono. trade. Ci sono però troppi link avversari. Anche. Buono, 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 Ma buono. adesso non ha, vedi, Ha è riequilibrato, ha fortunato. riequilibrato. Può vedere di riuscire. Oh, questo è un buon ingaggio per parte di Garland. Potrebbe avere vantaggio. Tra Resta l'altro andare qua nella non main sta per fare producendo danni. nulla. Garland si è dimenticato di produrre. Ora produce 20 ling. Nasconde. Era incerto Ok, probabilmente. cade Qua intanto c'è la la queen, cade la Spire. queen. È un grande. Cade la queen, Cade la cade la Queen. queen. Questa è una buona.
Attenzione, questi due bundling molto astuti da parte di Garra, potrebbero fare dei gran danni. C'è stato il contrattacco da parte di Sdali. Non li ha visti per niente. E non c'è neanche la Queen, quindi non sarà neanche. Eccoli, deve andare adesso, deve andare adesso Garland. Si preoccupa in difesa perché ha visto molti ling. Eccoli, eccoli, si muovono i bundling. Vediamo se li vede Sdali. Non li vede, non li vede, non li vede. Eccoli, ottimo colpo. Caduti tantissimi droni. Siamo 5 a 8. Siamo pari anche da quel punto di vista. E i, i ling adesso si rincorrono. Ti ricordi, ha una terza. Ha una. Dali ha perso una Queen e non la, non la sta rifacendo. Quindi avrà molte meno larve. Sta tornando adesso Sdali. E aumentano invece i ling per Garland. Sta decidendo di usare il suo terzo hatch per andare di potenza sulla produzione, aumentare i ling. Non ci sono balling, primi balling adesso, molti balling. Veramente Garra ha visto la spider. Mo te lo dico. Non l'ha, cioè non penso abbia cliccato, però. Sì, l'ha vista, la vede ora, la vede adesso, la vede adesso, assolutamente. Ottimo quel lavoro di Garra che chiude da una parte e attacca dall'altra, balling adesso, ancora contro i lavoratori. Sono caduti in 22, 24, 25 caduti. Attenzione, Garra adesso è avantissimo da parte dei suoi lavoratori. Attenzione a questi ling, Banneling puliscono quasi tutti i ling di Garland, che però continua in natural. Sembra in ginocchio Sdali. Sembra assolutamente in ginocchio. Sono caduti 31 droni. Non può fare neanche le muta. Tre mute in produzione. Non ci sono neanche le spore. Prepara già il Nidus, Garland. Dice va bene, ok. Allora si fa il bis. Con questa massa ling che sta arrivando, non può perdere questo game. 24 non ha ling. Non ha lavoratori. Dai. Eh sì. Treno di ling, cagnolini alla riscossa. GG, non c'è neanche il lingaggio. Confermiamo che il ZVZ di Garland è abbastanza buono. Eh sì, per adesso sembra proprio reggere. Anche perché comunque sono state due partite molto, molto simili. In realtà non c'è stata proprio. L'ho vista veramente brutta quando Dalia ha avuto quella grande. Ha avuto la buona idea di passare al lato della. Al lato della. Sai, cara, mi sta scrivendo. ha avuto una buona mossa passando al lato della torre. Quindi, è arrivato veramente all'ultimo minuto. All'ultimo momento. Fortunatamente, cara, cioè, si era preparato. Facciano dei ling per essere safe. E niente, soprattutto poi sarà. Come ho detto prima, giocare ZVZ richiede molta micro e una buona, cioè, buona conoscenza di dove e come mandare il banneling, su quali obiettivi. Magari banneling. Ora abbiamo visto due banne di Garra che hanno fatto 4 banneling dell'avversario. Cioè, sì, è buona la micro, sempre attenta. Soprattutto Dali che ha cominciato a dronato nel momento in cui ha messo la spider, si è fatto solo banning in ritardo. E adesso il prossimo avversario, sappiamo già chi sarà oppure qui? Non lo so. Adesso ce lo diranno. Dice si devono notare l'Oser Pick. Sì. Chiaramente non può essere ripetuta la mappa. E adesso penso sia l'ora di SLRK Tempest the Muff, che è un classico nome latino. Nome vichingo. Siamo 2-0. Mamma mia, se devo giocare non voglio giocare su Priya. Io giuro su Dio faccio la. Posso il CC in gold e faccio il 4 Rack Proxy. Ed ecco il turno di Orbital Shipyard, sembrerebbe. Quello come si chiama. Vediamo. Il LAD probabilmente giocherà con uno Smurf. Terran. Matchup che Garrard recentemente dice di soffrire. Io non so per quale motivo, perché. Poveri, noi poveri Terran. Soltanto perdiamo contro tutti. Niente, non parliamo di balance. Giocatore che è stato GM, però stavo controllando meglio in quale season è stato GM. Probabilmente in questo momento partirà l'obby. Sì, questo adesso è come me lo scrivo di nome. Allora, SLR, dettami tipo come se fosse un codice fiscale. Oh mio Dio. Siamo già partiti. SLR KRP HRP K
KRP HPT DMF DJ Domodossola. Mamma mia, ma da dove? Questo sarà russo, sarà. Questo sarà anche. Se non sono nomi a caso. Ma tanto non parlano italiano, quindi. Male che vanno. Ok, però ZPT avevi detto giustamente. Sì, sì, sì. Vediamo Garland, quale. Che scelta. Per quale scelta opterà? Per Garland recentemente si era comunque trovato così e così con i Terran. Questa è una mappa per cui frequenti sono le giocate con Liberator, Drop, ma anche un push Hellion, cioè Hellbat, Hellbat Marine, Hellbat Banshee potrebbe risultare molto molto difficile da canterare. Spawn in basso di Scala Orbitale il nostro Esler, come lo chiamiamo? Chiamalo Craft, dai. Pact. Craft. Pezzo. Pact, lo chiamo Pact. Pezzo di Pact. Pact sulle spalle, siamo tutti amici. Mentre invece spawna a nord Garland. Gas First del Terran? Sì, Gas First del Terran. Mentre c'è Ash First a parte di Garland. Scout con l'overdrame, non buono lo scout col drone, riuscirà a vedere il Gas First, capirà l'intenzione di del Terran. Che è Reaper. Probabilmente un gas così fire, così veloce può significare una veloce fabbrica, quindi Hellion molto fast. Non penso faccia fare il Reaper. Tanto c'è pull gas. No, c'è fa il Reaper, naturalmente una Reaper expand col gas first. Non capisco il motivo, però magari vuole prima avere la fabbrica. Però così ha rallentato un po' l'exp. Sì, e va a dar fastidio Garland, cerca di essere il più Batmaner possibile nei limiti del legale. E poi probabilmente quel drone lo muterà in un estrattore. Questo potrebbe e cadere? Quasi. Sì. Ma con colpo però. Attenzione. Lo porta a casa ma perde il drone. 1-1. Parte il Reaper di Garland che dovrebbe averlo visto con l'Overlord. Quinn forse un po' in ritardo da parte di Garland. Non fa i ring in protezione, li fa ora. Quel Reaper ha la possibilità di portarsi a casa almeno un lavoratore. Eccolo qua, vediamo cosa riuscirà a fare. Lo vede ora. Pact. Attenzione, già il primo dovrebbe cadere. Già il primo è caduto. Si porta un lavoratore, forse due. Bravo, no, ottimo. Bravo, ottima la reazione. Ma se dice di captare. Attenzione, con questi ring potrebbe andare contro. È chiuso, è quasi chiuso. 1-2, niente. Molto fortunato, però. Buon lavoro. Starci. Doppio Marina nel frattempo del Terran, terzo CC, molto fast. Garland che lo vedrà col secondo Overlord, molto probabilmente. Eh sì, è nella posizione perfetta per vedere l'Overlord, la posizione dell'Overlord poi è sempre molto quella. Molto greedy, comunque sia, questa giocata ci può stare. Vediamo se... Tolti i doni dal gas intanto per Garland. Non prende il secondo gas il Terran, penso. Rocci Warrior. Sì, Rocci Warrior lo fa... Lo deve fare per forza per essere safe contro magari giocate di Liberator molto fast. Di solito si fa pure le spore Garland. In questo caso penso che una volta che vedrà il terzo CC non farà le spore. Ci siamo quasi. È molto vicino alla visione. Se si ferma però ecco sì, lo vede adesso. Abbiamo uno steampack molto molto fast. Vede Roach Warren. Certo che se in questo momento Garland decidesse di attaccare con poche rocce, purtroppo ora esce a scoutare e non vede né lo spazio porto, vede solo una fabbrica che decide di fare le mine. Veramente molto molto greedy il Terra. Si è visto la terza, potrebbe sentire che va di macro, però c'è anche questa aggressione in preparazione da parte di Pact. Potrebbe cadere il creep fastidioso. Buono però. Anzi no, però l'ha annullato. Uno l'ha cancellato, sì.
Vediamo adesso, doppia Engineering Bay, mamma mia quanto è greedy questo Terran. Cioè, non ha ancora fatto neanche lo spazioporto. Due Engineering Bay prima della seconda caserma, della terza caserma. Vuole fare un pu... Cosa sta facendo? Fa fatto delle mine, non capisco per quale motivo. Non ha fatto neanche una ventola armeria per pushare magari con Elbat. Non ha neanche lo spazioporto per poter droppare le mine. Partono i potenziamenti del Terran. Si troverà in un vantaggio enorme di potenziamenti. Sì, probabilmente sta Altri giocando sul fatto. due gas. Il Terran non vuole fare le altre strutture. Ora, vanno giù ora le altre caserme. Spazioporto che no, ancora non si è visto. Mentre giocherà di bio senza medevac. Così. Ora scouterà e vedrà che questo spazioporto ancora non è presente. Vabbè. Non conosco questo tipo di build, Adesso sinceramente. però sa abbastanza tutto Garland, può aver capito che il suo avversario ha giocato molto sul fatto che si è presentato, diciamo, molto, molto macro-oriented, in realtà molto safe, per cui una giocata greedy in questo modo può pagare da mid-game in poi, aumenta intanto le caserme, ci sarà Ma io un'aggressione. non vorrei che non si fosse scordato lo spazioporto. Addirittura dici. Ma cioè di solito la fabbrica la sposti. Ora forse se n'è accorto? Ora Ok, se in n'è produzione accorto, sì. adesso. Secondo me si è confuso. Troppo tardi questo spazioporto. Per carità, arriverà un push Eh da sì, parte appena del sarà Terran. pronto Sì, arriverà un lo push steampack. enorme, fortissimo, Buono però perché intanto lo creepspell di Garrett, già controlla un terzo della mappa, appoggia anche la quarta, ha già liberato il passaggio, quindi hai visto? tutto Si è bloccato, molto. cara, ancora non ha fatto. Ancora non ha fatto. C'è il layer, c'è il pinnacolo. Non ha Lo sta fatto minando overall gas però. Garland. Poco gas minato. Decide di scannare perché eliminare un po' di creep. Forse no. Buono il timing della quarta. Buono C'è un bel campo minato qua a difesa i della terza. potenziamenti. Comincia già il 2-2 da parte del Terra. Sarà Quindi, dura. che Ci sarà una finestra quasi col neanche. 2-2. Non ha ancora fatto lo potenziamento dello shield. E Marine. Ah no. E l'ha fatta neanche mi sono reso conto, fantastico, grande castro. Come la vedi Parte la però? Perché ripresa. il Terran è già. Cioè, ha fatto pochissime unità, ha fatto lo zero anche dalla situazione il Terran praticamente. Pochissime unità per macrare e andare di potenziamento. Avremo la. Ma sarà molto forte il push che arriverà da parte del Terra. Vedremo se deciderà di aspettare altre due medivac oppure partire subito per fare. Dropperà le mine probabilmente, mentre pusha in front, dropperà le Ora Garland non mine da vede, dietro. comincerà a fare unità. Deve fare anche i banning Garland che si è. Non ne ha, il potenziamento è finito adesso della velocità dei bundling, deve però costruirli. Partono le muta. Dove sta la meta medica? Con dentro le Po' mine. pochi questi bundling, sono solamente. Ok, Ma è adesso veramente aumentano. tanto. Però è proprio qui davanti, potrebbe pushare direttamente in avanti steampaccato. Va Oh direttamente mio per la dio, quarta, quelle mine. Pact. Riesce a pulire alcuni bundling prima ancora che nascano. Ok, ne stanno nascendo altri, la quarta è andata. Portata Intanto di c'è muta, però, vediamo cos'è se qui? riesce Le muta in a base per la RAS di risposta. Vediamo come riuscirà a difendersi. Riesce a uccidere anche una muta appena nata. Fortunato in questo caso Pact. Buoni danni intanto per queste muta. Allora, il 5 Terran che lavoratori adesso uccisi a per quanto può Garland. dovrebbe aver buttato giù quarta e Ma cos'è? Un sarebbe. F2 torna indietro del tutto il Terran. Non proprio una scelta azzeccatissima, secondo me. Lui aveva fatto fuori la quarta. Comunque, cioè, vantaggio il Terran è solo che. Perde ancora muta Garland. Sì, Però però. ha ucciso 11 lavoratori. Potrebbe. Ma purtroppo, guarda il supply adesso. Toccherà a Garland da holdare in maniera perfetta. Va giù la quarta per il Terran. Vediamo se, naturalmente, io te l'ho detto. Se partono le ultra, comunque il Terran non può vincere. Quindi, vediamo se. Cioè adesso il Cosa live. deciderà di fare? Parte adesso il live. Cercherà di resistere Garland, pushando ancora il suo creep sempre più avanti per avere massima visione, massima efficacia delle proprie unità. E farà uscire poi le ultra per poter vincere gli Garland che scontri contro decide questa di. monobio, che per adesso è praticamente marine e basta.
Sì, mi aspettavo infatti la Tech Lab sulla fabbrica, mi aspettavo qualche tank, invece ho fatto una seconda fabbrica, ovviamente farà solo Marine, cioè Marine MMM con le mine. Ma cioè, già in ricerca il 3-3 da parte del Terran avrà un vantaggio di upgrade incredibile, probabilmente finirà il 3, suo 3-3 poco dopo il 2-2 dell'avversario e penso che aspetterà il 3-3 per pushare. Stanno per incontrare le Però due armate in mezzo alla mappa. C'è spazio per esattamente aggredire per l'ho entrambi, scannato, ma. però ha Eh scannato, sì, eh sì. guarda, non è neanche ansia, ha un oversi nell'armata, quindi per rilevare le mine. Eh sì, C'è un vediamo che piccolo drop sulla prepara destra. il campo per cominciare a pulire un po' di creep. Comincia così, infatti, Pacta. Finisce ora live. Questa è un'armata composta essenzialmente da Marine. Se riesce a dare fino alle ultra. E ecco giù, va ora giù la ultra di scale. Eh sì, immediatamente. E vediamo che comunque ha solo reattori sulla caserma. C'è una rasa dall'altra parte, intanto vuole cercare di evitare che prenda la quarta Pacta. Infatti il tempismo è praticamente perfetto. Sta arrivando adesso gli SCV e i Buone, Ling. buone, Ecco i buone, Ling. ram buone rampe di Ling. Qua saranno dei danni piuttosto fastidiosi. Mentre dall'altra parte si muove l'armata. Questa armata comunque può essere temibile, ma qua c'è veramente Ma la no, selva di no, roba. assolutamente no, c'ha più armata Garland. Sì, Sì. cioè, il Terran ha macrato, sta macrando molto male perché. Non sta Ora sì, producendo, sono adesso supera adesso in supply Garland. Manda i primi Ling a vedere, a valutare la situazione. C'è la mina, potrebbe fare dei danni. Non spara, non spara. Potrebbe cercare un surround in questo caso Garland. Va invece Garland dritto per dritto, ci deve sono le finire mine però. qua. Potrebbe sparire molto di questa roba, attenzione. Eia, questo ha fatto malissimo. Riesce però a pulire tutte quante le mine, quindi adesso Dicono le può cifre. resistere senza troppi problemi. La produzione di Garland è assolutamente superiore in questo caso. E il Qui intanto il problema rambai è adesso stato in finito. 4 torre, dice la counter di questo giocatore alle ultra sono i torri. Che comunque ha Garland dice di fare 9 muta. Qua Pulisce perde tutto completamente ancora. l'esercito Sono e anche bassissime di vita Garland. queste medivac. Cade anche la medivac, attenzione, adesso non ha più niente Sì. da questa parte. Pact. Può cercare anche di arrasare dall'altra parte adesso, guarda. Infatti subito si dirige verso la quarta. Sente la possibilità di far danni ancora e di limitare l'espansione del suo avversario. Due Ling a valutare la situazione. Potranno adesso aggredire ancora. Ci sono Cominciano anche gli ad arrivare scherzi le di numero di ultra. paneling. Infatti Comincia ad arrivare le arrivano. ultra da parte di Garland, solo che ci sono 4 torri in produzione da parte di Sprap di Decidi di Pact. aspettare forse il creep, no? Cerca di. Eccoli, non sono Ok, neanche ha borruate le fatto mine, non sono malissimo. borruate le mine. Questi Baneng possono fare veramente i danni per terra. Cioè, per ora planetaria, i colpi Ok, ancora. Tantissimi le muta che sono comunque danni, le arrivate muta in per. Attenzione, i ritardo. danni, tantissimi danni per le muta dai Thor. Comunque le Non immortali proprio anche costo le efficiente muta hanno questo. fatto Oh, perché questo, Garly? vabbè, Ok, perché le ok. muta non gli servivano più a nulla, Ha perso molto, ma vabbè. poteva Bene così. usarle in maniera assolutamente migliore. Aspettiamo le urta però, sono 4 in produzione, 3 già Il prodotte problema è che credo. il Thor Sì. in massa può canterare la ultra, sicuramente. Il giocatore che decide di fare l'up per il Cyclone, cioè l'upgrade per il Cyclone, non so per quale motivo, di fa il più 2 per i Thor, quindi la sua armata La sarà quinta per composta Garland da. intanto. Creep sempre più spinto da questo lato e da sud della mappa, mentre quell'altro è un po' fermo. Ed è proprio da quel lato che si sta muovendo Pact. Che è superiore sempre in supply di 40 unità. Sì. Però ricordiamo un ingaggio sbagliato, cioè il Terran perde tutto. Garland che, oh santo cielo, Sono comunque da una parte o danno dall'altra. Deve subito, tornare indietro ritorna, Garland. ritorna Riesce a farlo. Il solo. creep gli dà una gran mano dal punto di vista della velocità. E qua la posizione è molto buona. Molto spazio per le ultra per Si arriva surroundare. Potrebbe sul decidere di andare run. Ma dividere, sono splittare due tanti, tanti armate. Thor, sono tanti Thor. Però potrebbe beccarli fuori. Potrebbe beccarli fuori. Attenzione. Va per Non andare, succede, cioè va per vediamo. colpire. Non producono le ultra, producono nuove muta. E non c'è, i Thor vanno completamente giù. Eh sì, eh Rimane. sì. Sì, no, assolutamente. Eh sì. Cioè, l'ingaggio stravinto da parte di Garland. Marine che non possono fare nulla contro quelle ultra. Arriva un Thor che magari si riesce a shottare un'ultra. Perdere un'ultra, perdere anche quest'ultra non sarebbe un bene. E perde anche quest'altra ultra. Arrivano le sue compagne a eliminare quello che resta. Adesso continua la produzione. Adesso non ha nulla. Ha solamente un Thor trasportato da una ditta medica, solo Marine che contro le ultra sappiamo che non fanno alcun danno. Caetano queste unità, le ultra però continuano ad Sì, arrivare sono fuori tranquillamente. quelle fabbriche. Se Continua a Marine girare non. intorno, ogni colpo cade della roba. Arrivano anche i Ling in Sì, ma questo come ben momento. vedi Marine forse va giù.
Il Thor che Fukusa venuta, fantastica. Eh sì, il Thor adesso ha la priorità nel colpire d'aria. Però non deve farsi ego, ora va giù. Adesso usciranno due Thor, usciranno, vediamo cosa succede. Li ha visti Garland, sì, va una sola ultra, viene subito shottata. Potrebbe decidere di andare direttamente sulla quarta, senza continuare in questo push in questa zona. Va un ultra. No, in quarta non può andare perché ha la fortezza planetaria. Comunque ora Garland si è riportato in parità. Qui c'è una base non finita da parte del Terra. Lavori pubblici fermati da questo punto di vista. Non so, non mi piace molto. Qua c'è una vita che continua a colpire. Va per la planetaria, dritto per dritto. Cade? No, non si sa, no, ci sono troppi esercizi per riparare. E deve portare via quel ultra, o le perderà. Vediamo se ha fatto fuori diversi SCP che riparavano. Ma un ultra non riesce a tirarla giù. Va per gli SCP. No, poi decide di scappare. Ha perso tante ultra. Tante ultra, e poi muli. E poi muli per l'incavo del Terran. Vediamo il numero di lavoratori della. Beh, questa comunque è la sua unica. È la sua ultima base che sta minando. Il resto è tutto finito. Vedete che nonostante questi muli, l'incavo è simile. Sì, ha una. Si è expato molto bene, adesso sta avanzando anche il creep. Anche un buon mind di gas, solo adesso deve resistere a questo hold. Se resiste a questo hold, penso Garland abbia vinto. Solo che per ora quanti cos'hanno in campo? Ha 3 ultra e 38 ling. 3 ultra, devi aspettare che ne escano le altre due. Va con questi ling, però deve tornare indietro, infatti torna subito indietro, capisce che non è cosa. Deve aspettare, ce ne altre 4 in produzione, deve aspettarle. Dove stanno le altre? Ho visto unità in campo per Garland, 3 ultra, dove stanno le altre due? Cioè adesso c'è un drop dall'altra parte per eliminare basi, adesso non sta multitascando. Non ha settato 2 ultra Garland e non le vede. Eccole dove stanno le altre due ultra di Garland. Sì, deve accorgersene in qualche modo, sono fondamentali in questo ingaggio. C'è il drop continuo intanto, questo drop è stato micidiale, ha fatto fuori una base e potrà continuare a farlo in main molto probabilmente. In vantaggio il Terran. Non riesce a vedere l'armata però di Garland. Continua a andare sul creep profondo. Se avesse. Adesso potrebbe accorgersene, potrebbe capire perché sono vicine. È vicina all'armata. Se la sposta. Ora, infatti, blindate. Ok. Ora ci siamo, Garly. Ora ci siamo. Devi ultra, respingere questo creep adesso. L'ultra cantra completamente il drop. Abbiamo 6-7 ultra considerando questa qui, che però non penso partecipi, non l'abbia stata nell'armata. No, è andato un po' male. Contro 6 Thor, di cui uno con 28 di vita, cioè potrebbe cadere da 5 ling. Il Thor che... Ci sono i carri però di A6 adesso. Ah sì, ma uno ne ha due. Beh, però è un Thor po' corto di minerali, sono corti entrambi in realtà. Ecco l'infestor, e adesso non vedo come Garland deve ingaggiare bene assolutamente. Un buon sul round. Garland continua la rasp sulle basi però di Pact. Riesce a tenere corto l'avversario e appoggia intanto la sua base sul lato sinistro. È ancora molto giocata la partita. Prende la corda. Mossa azzardata, ma è da quel lato che è forte il creep. A questo punto non deve fare altro. Devo usare bene. Eh sì, si gioca tutto su un incontro principale qua. Ricerca del parassita nervale da parte di Garland. Non sappiamo se. C'è una sui buona Thor. Scelta perché solamente sui Thor, però sappiamo comunque una scelta a metà tra il troll e metà tra una un buon. Beh, anche questa gold insomma abbastanza tattica. Attenzione qua si fronteggiano due eserciti contro una planetaria che non so se riuscirà a fare in tempo a ripararla, non ce la fa, no va giù queste 4 ultra, una rast di 4 ultra incredibile. Si muove tutta l'armata a recuperare. Di qua invece la gold andrà giù, però non attenzione, c'è questo drop con il push principale. Attenzione, questi infestor invece vanno via, ma se ne accorgono, sono pronti. C'è tutto l'esercito adesso. Qui adesso servono le fungal perfette, Garly. Lo vede Pact, torna indietro, decide di stare attento. Queste ultra ci servono. Ma c'è l'ingaggio, arrivano le fungal. Non è proprio ottimo per Garland, la vedo molto male. Infatti torna indietro. A 4 ultra deve spasso. 4 ultra, Garland. 4 ultra, recuperale. Non le vede, non so se... Due in produzione ancora. Falda un F2 una volta in vita tua, dai! Questi ring che in tutto ciò lasciano in pace l'SCP, è fantastico. Vabbè. Non lo vede più solidissimo. Non ultra da parte di Garland. Qui i droni gratis. No, se ne accorge Garland fortunatamente, ma c'è il push sulla base. Servirebbe up questa base, Garland. Sì,
se lui prendesse quelle 4 ultra, porca la sono abbastanza qua, forse deve decidere di andare. Vincerebbe in acclick. Ora c'è l'ingaggio, vanno adesso, non è proprio massimo, splitta bene Pact. Prende il parassita neurale su Thor, parassita neurale su Thor, e questo può cambiare le sorti. E guarda il supply, come c'è tutti i marini non passano nulla. Spara contro le medivac, fantastico, fermate, attenzione. Vediamo se perde pure quella medica. Non so se riuscirà a perderle, perché comunque riescono a scappare, non c'è velocità da questo punto di ci vista. Ci sono ancora, ma adesso l'Incom... Ok, sta spostando le ultra finalmente. Purtroppo gara da solo 30 droni in questo momento. Non può fare la base, deve minare da lontano. Delle ultra a caso. E adesso dipenderà tutto da questo, se andrà giù quella base... C'è troppa roba però qua, c'è troppa roba, non so se sia una buona idea. Sta committando tantissimo. Cade, scappa, fortunatamente è taglio subito, perde un'altra ultra, deve riuscire a scappare con queste ultra e ce la fa. Attenzione, possono cadere, cade un infesto, potrebbe cadere anche un altro, no. Ok. Non vedo adesso. Non c'è più lavoro. Due ultra sempre più a spasso, perché... E due ultra nella base... Due Cyclone da parte della... Un Ultra della... qua da arrassare per conto suo, stranissimo. Vabbè. Ultra aperte senza senso, con una avuta. Riesce a far fuori Mining Time fuori. Distance, incredibile qua. Non lo so, non vedo. Garland è molto in svantaggio in questo momento. Non sta minando una base. Mina a distanza dalla Gold. Sono fermi nel se minaggio. Se riuscisse a vedere questa Medivac sarebbe già una buona... non la vede, La vede? E passerà sopra l'esercito. Dai! L'ha vista, sono pronti di fare. Ok, a posto. Ok. Vediamo un po'. Qui abbiamo un CC in fiamme. In seguito che cerca disperatamente di salvarlo. E riuscirà. C'era ancora 5 ultra, torna indietro. Però l'esercito della morte da parte di. Ci sono anche i Liberator adesso. Non vedo però come. Non ha counter per i Liberator. Non vedo come Garra possa resistere a questo push. A 4 torri. Porta tutto. Se riuscisse a fare ancora quei buoni parassiti sui Thor, magari, però. Deve farli sui Liberator se riesce. Ma i Liberator li farebbe. Cioè, in quel caso, attaccano solo quell'armata, solo naturalmente quella. Sì, quella a terra. Ci sono gli Infestor, vede Pact. Sale sopra Garland. Attenzione, qui potrebbero servire adesso gli Infestor. Ok, cerca di evitare le mine, ok. Non buona la prima Fungal. Molto migliore la seconda. Partita neurale sui Liberator che cominciano a sparare a terra. Vediamo se è sufficiente. Le trasfuse sulle ultra. Non sono abbastanza però, sembra. Attenzione, è tiratissimo questo scontro. Una mono ultra che deve resistere fino alla fine. I partiti sono finiti, i Thor sono ancora in gioco. E purtroppo Garla. Il play parla chiaro. Esercito di Garla che si limita a due Infestor, un ultra in produzione con... Un'ultra in produzione con Infestor, una buonissima Fungal che purtroppo però ormai... Non c'è la Gold, da quale mina la Garlar, mi sembra un po' poco però. Dall'altra parte sta minando anche il suo avversario. Oddio, però stava per perdere quella Medivac con quasi tutta... Torque shot a due... Due Infestor. E niente, partita usciamo da quella Ling e Ultra. Ultra che cerca di salvarsi, ma verrà a ammazzare il Liberator che viene shot l'infesto. Peccato, comunque una buona partita. Ah sì, ed è veramente un peccato perché adesso il terra comunque la posizione solo Marina. Che comunque si è accorto che. Un'altra ultra produzione, ma non sappiamo come possa rispondere a questo Liberator. Purtroppo se questi link dove li portano? Purtroppo in tutti cioè in quegli ingaggi più importanti si è dimenticato un'altra unità a casa, Gallard. Sì. Adesso abbiamo comunque in attacco due Thor, un Liberator e 2000. Non è proprio tantissimo, ma... Vediamo che succede, l'Ultra e la Liberator che focussava Ling. Abbiamo un Thor che potrebbe usare queste mine come danno. No. Non è riuscito nella giocata. Anche magari la... Buona la micro da parte di Pact. Molto buona. Poteva usare lo splash damage delle mine. Abbiamo Mono Marine da parte di Pact in questo
concentrati che se andassero nella gold, Garland sarebbe subito sì. GG. Si rifiuta di dare GG Garland, fantastico. Un ultra cerca di spaventare la planetaria. Ci riprova ancora Garland a colpire. Eh sì, un colpo di mina e agli altri Ling. Purtroppo l'ultra viene persa e resta. Però liberete viene liberato, almeno quello. Ma penso della GG, non ha neanche più la pozza. La sta rifacendo in questo momento. Cerca di salvare. C'è quel Thor con 27 di vita è uno scambio. E adesso arrivano i Marine, dove vedranno anche la base di Garland, che ha rifatto la pozza, ma non c'è più niente. Eh sì, adesso della GG molto probabilmente Garland. Prendendo tutti i Marine. Terra. No, non è GG, è Terra. Se niente, mi tocca insultarlo un po' in chat. Tocca a me? Il secondo dovrebbe essere Taru, credo. Ora, se vediamo cosa decidono i capi in questo caso. Peccato, è stata comunque una bella partita. Garland non è riuscito. Vedi che cerca di far riafferrare il dramma. Vediamo se decide Taru. Taru è nella chat, sì. Vedo FK da 42 minuti. Non ho idea di cosa stia facendo, però. Ok, io c'ho il mio TS buggato. No, Taru dovrebbe essere presente. In questo caso sono le 9, io tra un po' vorrei anche andare a mangiare. Quello tutti, ma è secondario. Dai, scrivi un po' a Taru. Ah sì, qualcuno scrivi a Taru. Mi tocca poccare Taru. Ah sì. Peccato perché sì. Garrod che non è mai stato fondamentalmente in vantaggio, anzi stato quasi sempre in vantaggio il Terra. Ma sì, con la sua partenza completamente greedy. Se avesse solamente settato quelle 5 ultra, magari anche un ultra che stava difendendo il drop, un drop nella base a destra, ma c'erano quelle 4 ultra in basso alla mappa, sì, e avrebbe completamente vinto il game. Ah sì. Preso da quale dal gioco non se ne è accorto. Taru è già in lobby, quindi sì, vedremo un altro ZVT. Taru, vabbè, che lascio a te. Beh, Taru, credo che Taru non ti sarebbe fatto sfuggire nessuna ultra nella sua partita, quello penso poco che Taru ma sicuro. Avrebbe puntato più alle ultra che all'altra, cioè non avrebbe fatto altre unità che ultra. Taru, resta a vedere Taru che contro Terran. Se il Terran parte greedy, Taru è felicissimo. Taru. Sì, praticamente è finita se parte greedy. No, vabbè, Taru, si dipende un po'. Taru, aspetta, intanto potremmo anche assistere a un game di 50 minuti. Solamente due che si fronteggiano con una parte ultra con Raptor, Brutor, Queen, e dall'altra Battlecruiser. Cioè, Taru è capace di fare questi game, purtroppo. Saremo a vedere. Qui la partita. La lobby pare essere pronta. Sì, aspettiamo solo il go in realtà. Se abbiamo avuto fino adesso un buon ritmo dal punto di vista dei game, questa partita è stata piuttosto lunga. Io vado un attimo in pausa, 2 secondi. Uh-huh. Vado in bagno, sì, fondamentalmente. E si è presentato all'inizio. Va bene. Stiamo aspettando quindi la partenza del quarto match della seconda giornata per gli Element StarCraft della Improv Team League. Prima partita è finita bene, è vinta 4-1.
Mentre invece in questo caso stiamo conducendo per 2-1 contro gli One Last Attempt Esports. Battuto Garland nell'ultima partita dal ribattezzato Pact, diminutivo di Slurkerpack Domf, termine assolutamente precisissimo. Scende in campo Tarantula per un altro TVZ. Vedremo adesso se riuscirà a scalfire quella che è stata una posizione piuttosto debole per certi aspetti di Pact all'inizio game. Scelte molto molto greedy con terzo CC piuttosto fast. Spazio porto solo dopo praticamente la doppia engine base per i potenziamenti. Potenziamenti che hanno fatto i danni, visto che il 3-3 è arrivato molto prima addirittura del poco prima, o comunque durante il 2-2 dello Zerg, quindi per una finestra molto ampia ha avuto i più alti potenziamenti contro contro il 2-2 dello Zerg. Poi abbiamo visto il costante vantaggio di supply da parte del Terran, un qualche buon ingaggio da parte di Garrard, quando sembrava potesse farcela non è riuscito a schiodare le posizioni del Terran, complice anche una un po' di confusione nella gestione della macro da parte di Garland. Si è dimenticato ad esempio di tenere ha lasciato sparse per la mappa 4-5 ultra che in un ingaggio possono assolutamente fare la differenza. E poi ha preso il largo Pact fino alla vittoria finale. Intanto ci dicono che il taglio di adesso è dovuto a una temporanea indisposizione fisica intestinale da parte di Taru. Questo insomma potrebbe anche essere un eufemismo, una battuta. Per questo momento è al bagno, quindi dobbiamo aspettare qualche altro minuto. Che succede qui? Back? E niente, Taru adesso è al bagno anche lui, stiamo aspettando che ritorni. Garrard vorrebbe entrare, non so se verrà cacciato malamente come è stato prima per Mannaggia. Ah, chiede se può, vediamo se cosa gli verrà risposto. Mad Penguin giustamente nella chat generale dice la sua. Respinto. Abbiamo anche lo stream italiano, effettivamente, se uno vuole vedere i game può aspettare i 2 minuti del delay. Andiamo a vedere un po' cosa succede sullo stream principale Element. Ok, vediamo un po' chi c'è. C'è Purpose 97, Tavazzo, il Monta, Razaiden che saluta tutti, Vampirivan, che è anche il nostro lobby hoster, Doa Shadow. Ah, c'è Why So Serious dei Tess, diciamo vecchia conoscenza anche del clan. The Tryhard is Serial, dice Drakir in merito alla partita di prima. Eh sì, è stata piuttosto tirata la partita di Garland contro Pact. Eh sì, decidiamo che qualche F2 poteva anche tirarlo Garland, ma mi sa che ha veramente disattivato la cosa, anzi sono sicuro che l'ha fatto. Però anche settarlo magari nel pulsantino accanto o vicino all'1 potrebbe comunque essere utile per recuperare le unità. Se Sirio c'è, Mannaggia gli chiede che cosa ne pensa dei Terran. No, penso che questo, cioè, stava rischiando di perdere. Così il vantaggio del Terran era enorme. E tutto ciò, se avesse avuto carra delle ultra, avrebbe rischiato di perdere seriamente il Terran. Quindi, non so di che parliamo. Cazzo. Qui però Taru deve dirci che cosa diavolo ha. Taru che sconquista su TS. Io lo sto toccando ancora. Perché è partito il game? Chi ha startato? Avrà dato un go, non ho visto nessun go.
neanche io, sinceramente. Partito Ivan, comunque, considerando il fatto che stanno tutti S tutti e due, lo stesso. Ha guardato via il go, e quindi ci siamo per questo quarto match. Un altro ZVT su protocollo centrale. Sono mutato. Niente, comincio. Tu questa mappa vediamo come ce lo tira a terra. Potrebbe anche partire con un bel T-Rex Reaper. Non è scontata questa start. Beh, vediamo, siamo prima che... è stato molto greedy. Se facesse una scelta di questo genere sarebbe assolutamente votata a sorprendere il proprio avversario. E ci siamo. Spawn in alto a destra di protocollo centrale. Il nostro giocatore che deve vendere, anzi deve vendicare più che vendere, Garlard Tarantula. Perfetto. Andiamo Taru. Mentre invece spawna in basso a sinistra Fact. Comunque Taru, ci sapendo, vedremo comunque una bella partita. Spero, perché sennò mi caverò gli occhi. Parte un drone di scout, Taru sempre. Sembra che voglia prendere la base. Sì, prende la base, però Taru scouta sempre, decide Ah sì, eccolo qua, il drone di di scout. andare direttamente in cross. Vediamo che lo spawn verticale e orizzontale è stato annullato, quindi Ah, non ha unica visto alternativa. però il suo compare TCP. No, anzi no, solo lo spawn verticale è stato annullato, giusto? Invece l'orizzontale è ancora presente, infatti i giocatori decidono di scattare prima con l'Overlord Taru e Pact con l'SCP di andare in orizzontale. Taru comunque va diretto per il Eh sì, scatta per cross primo. con Taru, che tutto si preoccupa di un possibile di T-Rex Reaper. Non vede altri Rax, sospetterà una Reaper Expand. Adesso andrà a controllare la Natural. Anche ce lo dice il minerale che sta bancando Pact, che andrà per il CC, anche Taru che comunque l'SCP in neanche. posizione. Taru è sicuro che stia facendo un Reaper Expand e invece ritorna col drone. Poteva dare un po' di fastidio all'SCP. Comunque la scelta molto condivisibile. Scouta anche Pact. Vediamo se sceglierà la build che ha fatto prima. Pact, non so se Taro ha visto lo stream. Qualche Super consiglio a greedy. Garra magari glielo avrà dato. Garald che mi ha scritto voleva fare una build molto difensiva. Però una build molto difensiva con terra che va molto greedy. Eh no, non è assolutamente la sua ideale risposta. Non è la scelta migliore, esatto. Arriva il Ma Reaper. vediamo fabbrica per il giocatore terra che decide di fare prima subito Cade il primo drone, il caderà secondo anche il gas. secondo. Sembrerebbe. Potrebbe perderlo quel Reaper. No, buona micro, parte del terra. Due droni uccisi. Ivan che. Vabbè, lasciamo perdere. Vediamo se decide di fare un Questi droni, Liberator attenzione però, o un Helion non Banshee. vanno in giro. Ma sta sul creep ora. Il Reaper potrebbe andare giù. E Sì. va giù, e va giù. Almeno questo. Misclick da parte del Reaper all'ultimo momento. E niente terzo CC per il terra. Quindi sì, vedremo un Liberator o una Banshee. Vedremo, no, Tech Lab sul. Eh no, Sì, sì, non probabilmente vedo quindi lo una spazio porta Banshee. ancora. Aspettiamo Probabilmente sarà una Banshee. che lo appoggi. Pact. Non ho ancora appoggiato lo spazio porto. Questo è un errore gravissimo. Se sta facendo quella build, sembra proprio pure che magari stia facendo una Fanta build. Marine, forse vuole fare un push Marine Tank, però gli serve lo spazio porto per fare la. Andiamo, Abbiamo visto che magari. comunque ha un suo modo di giocare Pact, quindi potrebbe anche essere una cosa più particolare. Bandi Link per prendere la mappa da parte di Taro e controllare tutto. Appoggia anche una spina, tanto per essere safe. E va Sì, intanto di la creep. terza decide di prenderla con molta cauta. Lancia spore e lair Molto per Taro. cauto, Molto Taro. safe. Vediamo anche il Partito già il posizionamento dei Lair. Marine. Taro che probabilmente partirà. Cioè, partite anche le spore Le completamente 4 Link. blind. Ah sì. Vedremo se Taro deciderà di. Sì, probabilmente farà una Due gas. rush alle ultra. Spero a tre basi. Altre caserme per Pact. Altre due caserme. Già a parte l'Infestation Pit, Taro decide di lasciare ultra due basi. Oltre a due basi.
Però l'aveva detto che era possibile, lui era convinto di questo. Vedremo se Lui avrà purtroppo non risultati. conosce altre. No. Fa una scamba di Johnny in PlayStation P, capisce tutto. E se adesso arriva un push da parte di del signor Pact, potrebbe fare molti danni. Il problema è che Pact si ha un Sentiamo un cattivo po' male, rapporto Siri. con lo Ok, spazio corto. adesso senti, sei ripreso. Pact ha un cattivo rapporto con lo spazio corto, ancora non l'ha fatto. Quindi un push da parte sua non avrebbe niente la stessa forza che avrebbe magari con le medivac. Continua lo scout intanto con questa SCV, vede che non c'è nessuna nuova base, quindi potrebbe essere un po' sorpreso. Altre due Parte spore. live da parte di Sì, Taruk. questo praticamente, non lo so, è uno Lincoln le ultra, cioè non ha molto altro Sì, senso perché. fondamentalmente sì. Pacca che non mette giù la te non mette giù la testa. Eh sì, resta 3 di C 5. 3 Overlord. Cioè sì, scusa, 3 tank. Eh sì, ma anche Partito lo potenzialmente stingolo. da parte di Taru sono assolutamente limitati. Credo ci sia solamente il più 1 all'attacco. Con adesso il più 1 al carapace e un'altra Evolution Però Chamber vedi, adesso. qui Beh. con questa spora io sempre non la capisco, però vabbè. Comunque, con creep spread abbastanza buono a parte di Taro, Sì, magari molto buono quello, è vero. se lo facesse pure dall'alto, Però appoggiarsi adesso anche una base potrebbe almeno avere lontanamente un'idea di backup nel caso in cui non vada bene nessun. Questo push, sì, cioè ha già dronato le abbastanza ghiandole della terza patogene. base, e ora butta giù la terza base, in tempo magari per essere scalata dal Marine. Vabbè, Taru è comunque apposta. Cioè. Appena in tempo prende terza base lontanissimo, quasi una ninja, il Terran. Taru che Sì. con quel mutaforma dove sta andando non ne ho più pallida idea. No, non la vedrà quella ninja, a parte il push Marine senza steam, con avranno lo scudo e 3 tank Ma le unità sono di 7 Taru. Ling. Taru sta solo dronando, sta Taru ha facendo 7 Ling. l'infesto. Oh mio Dio, oh mio Dio. Parte ora Tra l'altro non ha la. neanche più una d'attacco, Taru, non era neanche Parte partito. l'Ultralis Cavern. Eh sì, ma è un E po' dimmi tardi. per Cancella favore, la te. No, cancella un gas. fai unità, Taru, per favore. Unità. Ora l'ha vista. Eh sì, adesso lo vede sul creep. Tre Si prepara Overlord. un lento push, Sta finito sullo psi sembrerebbe, bloccato. E Pact. anche il Terra sullo psi bloccato. Parte la. Comunque, in previsione delle ultra, partono i ghost. La testa che dovrà essere annullata, non c'è modo di perderla. Taru, perché cazzo gioca così? Non ho ancora capito. Vabbè, lasciamo perdere. Terra che comunque sta bancando tantissimo. Sì, sta Non semplicemente è un aspettando di giocatore. decidere. Sì, ma Cambia non. idea e Ha mette giù i giocato reattori. tranquillamente alla portata di Taru adesso. E deve aspettare le ultra. Taru aspetta le ultra per prendere la terza base. Game cancerogeni. E Manda i link. il fatto stesso che non vedrà la terza. La terza ninja prende la terza ninja è qualcosa molto lontana. Parte lo steampack da parte Eh sì, e del adesso però giocatore. deve avere qualcosa. Ecco le ultra. Fortunatamente, almeno Dovranno quello. servire Ne ha delle appena ottime nate. fungal. E le ottime Una bella fungal. fungal per favore, Taru. Ma sono lontane, sono molto lontane Ci sono quindi non sono le sicuro. transfuse. Continuano le transfuse. La fungal Due attacca. fungal assolutamente a caso da parte di Taru. E il supply che cambia, io non ci voglio credere. Questa cosa non può funzionare. Oddio. Giocatore Terran che decide la counter di questo game per le ultra saranno i ghost. Eh sì, la snipe è Che abbastanza deadly. Però è Taru molto non sa forte, sì, niente di ma questa base. ricordiamo che lo snipe è forte solo. Se magari hai una buona composition, cioè dietro i ghost, cioè se i ghost muoiono, se vengono messi magari vicini alle ultra, cioè vicino all'armata, possono venire subito. Quindi lo snipe Doppio drop di carry potrà intanto esserci una potrebbe sola esserci nella volta. main. Soprattutto devi avere tanti, se contro massa ultra devi avere tanti ghost. Arrivano due tank per cercare di dar fastidio alla terza base di Taro in alto. Taro che non vuole vedere la. Cosa sta facendo il Terra, non gliene frega nulla. Sì, Taro non ha neanche visto se ha preso terza, non ha preso quarta. Taru fa ultra, poi il resto si può vedere. Parassita nevrale da parte di Taro. Va bene, si aspetterà il Thor, ecco il primo Thor, infatti, da parte. Oddio, l'Infestor. Oh mio Dio, può perdere l'Infestor. Comunque, un tank l'ha perso.
Ha tanti Ok, è droni, riuscito a tra l'altro, difendere la base. partita la Spire 3 Ultra. E Terran in vantaggio, naturalmente, ancora. Perché economia su 3 basi, ora 4. Ah sì, Taru non ha minimamente posizionato Comincia nessun link per valutare la posizione Cominciano ad dell'avversario. essere tanti ghost. Tanti ghost con. Però questa volta i potenziamenti del Terran saranno, sono ancora 1-1. Il 2-2 di Taru sta 6 ghost, quasi per più finire. 2 produzioni, saranno 8 i ghost di Pact. C'è un po' Comunque di creep sappiamo che qua, andrà per questa pulire. composition con le Ultra Queen è molto molto forte. Il Terran che Vediamo se è riuscito a comunque difendere la sta base ancora. Si muove Taru, un po' tardi, comunque questa base ha cadrà sicuramente. una reattività cioè fa l'opore. Lascia perdere direttamente Taru, si sposta tutti quanti i droni nell'altra base. Però non gli interessa tanto vincere con la. Cioè, questa tattica Avanza il creep comunque. prevede di vincere con l'armi. Cioè, ha un'armata super cost efficiente. Gli mancano solamente i Viper, Taru, però non le Ah ha sì, ancora fatte. questo è il marchio di Però fabbrica di decide di Taru, chi non fare. lo conosce Decide di adesso fare lo il sa. Broodlord. E quei Broodlord potrebbero essere. Non lo so, una. Se non scoutati, una buona lettura. Ci dovrebbe anche essere l'opportunità di fare un Nidus, qui c'è un buono spot. Però Taru sinceramente non ho mai visto fare Nidus. Niente, Taru quindi abbandona l'idea di fare la base in alto, mentre decide di farla in L'abbasso. basso. La sua quarta. Solo 4 ultra, Taru. 5 ultra. E adesso non so se Ah, che bellezza che sarebbe la simulerà colonna Fungal. un'aggressione. Taru che è sotto resupply. Io aspetterei. La Great Spire è già finita. Ma deve aspettare i Broodlord per fare qualsiasi Sta facendo tentativo. gli ulteriori potenziamenti però, Taro, ancora. Però l'ha fatta il potenziamento alle Ultra, Sì, sì. fermo sul 2-2. C'è il drop Adesso intanto che ho parato da parte di Great Pact. Va per droppare Spire. Pact. Sì, visto. Potrebbe anche annullare la base. Però Taru è molto vicino. Sì, Great questa cosa Spread sì. di Taru che adesso diventa quasi asfissiante. Fortunatamente con tutte quelle Queen è un suo punto di forza. Pact che vedrà ora la base, parte il drop. Fa scendere i Marine più in là cercando di magari di shottarla con lo Steam. Taru comunque è molto vicino e ha le Transfusion pronte per magari salvare l'Acce. Vediamo Parte come subito, sì. riesce. Va con tutto. Non può accadere, non può Vediamo accadere. se con gli infest riesce a prendere la medivac. Sì, ma. Ah, ci sono La anche i corruptor. perde. Ok, cade. Cade Solo che subito. ancora non ha fatto i Broodlord. Questo esercito. Sono tanti. Arrivano. Quanti ghost sono? Solo 5. No, sono tantissimi ghost. Sono veramente in totale. 13. E 13 altri ghost. 4 in produzione. Taru dovrebbe fare qualcosa, sinceramente. Tipo i Broodlord. Le ore in produzione arriveranno tardi. Deve giocarsela bene con le Fungal, naturalmente. Gli Infestor che possono essere suscettibili all'Emperor, C'è lo come le stesse spazio però Legion. per colpire. Neanche. Cioè, non è neanche troppo spazio, cioè, non è neanche troppo buono per surroundare i No, tanchi, se è devo essere vero, dobbiamo sincero. avanzare un po' Pact per essere colpito in tutto questo spazio largo. Vediamo un po' Taru che si se. farà. Fa solo 5 ultra. Confida tutto su quelle. Purtroppo la senti gozza con lo snipe. C'è Boom! l'ingaggio, va per Si uccidere Taru. stacca. Buona la Fungal. Potrebbe prendere di Fungal Mamma mia, i quanti ne Ghost, voglio ma di stanno Fungal vedendo mortali. Transfuse Non ancora. decide di fare l'Emperor. Non decide di fare l'Emperor. Ultra che ora Ancora muore. sull'Ali e sui danni. Il Sono Taru che finiti. viene preso. Resiste Ultra questa contro Ultra con 23 Ultra. uccisioni. Vede quanto è Partita neurale sui Thor. difesa. Non è possibile, Taru. L'ingaggio diventa favorevolissimo È per Taru. impossibile battere questa cosa. Non è possibile. Ti dico. Stata una cosa Il Terran deve fast and fare. furious. Deve fare cosa? Devi camperare e fare battlecruiser con. Partita in pausa. Pausa per Taru, non lo so, deve riprendersi dall'orgasmo che ha appena avuto, probabilmente. Deve dipendersi. Ma guarda il supply. Guarda che differenza di supply per un singolo ingaggio. Dove il Terran era in vantaggio, sappiamo. Sì, la posizione non era Mentre. eccezionale, secondo me, però chiaramente è rimasto In molto quel momento clampato in realtà. devi fare. Sì, devi fare. Minimo 6 AMP. 6 snipe su un'ultra sola. Sappiamo che i snipe evitano la corazza, quindi infliggono sempre quel tipo di danno molto elevato, ma se Taro e Fulmineo ha Con i Transfuse. con le Transfusion, purtroppo gli snipe Sì, sono morte 4 si ultra, una è avvisano molto rimasta, di più. 23 uccisioni, la vediamo Ma adesso inquadrata. sono già 5 ultra in produzione di nuovo per Taro.
vediamo, un army supply di 91 a 49 e in base il Terran ha 4 ghost e monomarine contro ultra brutro. E il 3-3 arriva prima per Taru, anche se di poco. Adesso Taru naturalmente fa la strada più lunga, quella dove non c'è creep, quindi le sue mine ci metteranno 20 anni. Taru che avrà problemi con la legge in questo momento, non vuole fare nulla. Main che comunque è esaurita e adesso non so come farà il Terran a holdare. 5 ghost in produzione e un Thor, però il Broodlord, che dove sta il Broodlord in tutto ciò? È qui davanti, proprio insieme alle Queen. Ah sì, eccolo qua. Un Broodlord solo, poi questo mi piace, non è sì, che sì, ne fa tanto. Tattica, è per spaventare. E tanti corruttori sono molto utili, eh? Cioè, ho visto tanti Liberator in questa partita. Beh, per spaventare. Ecco altri Broodlord, altri 3 Broodlord in produzione, ti sentito. Qui, e le Queen vanno avanti con la loro marcia molto allegra, molto lenta. E parte pure il 3-3 per le ultra. Una sola ultra.